Una gremita sala del Consiglio Comunale di Pesaro ha accolto questa mattina la proclamazione delle prime 8 laureate nel corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Un corso inaugurato nel 2021 dall'Università Politecnica delle Marche nella sede distaccata di Pesaro che ha avviato un percorso didattico strettamente legato alle nuove esigenze del settore sanitario. Corso costruito su una sinergia di docenti fra la Politecnica e l'Università di Urbino Carlo Bo. 8 dottoresse, tutte donne, tutte con la votazione massima di 110, premiate oggi dalla commissione del corso di laurea, così come dal comune che le ha omaggiate delle ceramiche di Pesaro. Pesaro, città che investe ulteriormente nell'università dopo i già avviati corsi di infermieristica e ingegneria. Beh, scommessa vinta, siamo partiti nel 2021, queste sono le prime 8 laureate per questa laurea magistrale così importante dal punto di vista sociale. È una laurea magistrale in scienze riabilitative, quindi da questo punto di vista offre delle competenze al territorio, a tutta la comunità, molto elevate. La collaborazione fra istituzioni è davvero importante. Il fatto che docenti dell'Università di Urbino e docenti dell'Università Politecnica delle Marche collaborino insieme in questo corso, che è erogato da noi, ma in collaborazione con i docenti dell'Università di Urbino, credo che è un messaggio fondamentale che dobbiamo dare a tutte le nostre comunità, facendo capire che mai come in questo momento ci vogliono sinergie fra tutti i soggetti coinvolti. Uno dei vari progetti che abbiamo portato avanti insieme con il Rettore Gregori ed è importante perché valorizza sia il lavoro e le professionalità dei nostri colleghi sia all'Università di Urbino che alla Politecnica delle Marche ed è anche un valore aggiunto che riusciamo a dare al territorio. E quindi penso che sia una soluzione che porti vantaggi un po' a tutti gli attori che sono presenti sul territorio stesso.